Buona domenica a tutti. Siamo già nella terza domenica di Pasqua e il Vangelo della domenica è sempre più bello. Il Vangelo della domenica è veramente incalzante, ci chiede di prendere la nostra risposta alle domande, alle provocazioni di Gesù. Siamo davanti al Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetti da 1 a 19. Un Vangelo ricchissimo. E facciamo veloci perché forse non riusciamo probabilmente a commentarlo tutto. Diciamo che quando Gesù si era incontrato con i discepoli che stavano nascosti a porte chiuse per non fare la stessa fine del loro maestro, ebbene Gesù aveva donato loro lo Spirito Santo, dicendo Shalom, su di voi sia pace, sappiamo bene il significato, ma poi aveva aggiunto qualcosa che indica la vocazione. Aveva inviato i discepoli a manifestare l'amore di Dio per l'umanità con queste parole molto semplici: come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Gesù chiede ai discepoli di essere il prolungamento e la continuazione dell'amore fedele per tutta l'umanità. Wow! Abbiamo veramente una chiamata straordinaria, fratelli e sorelle. A quanto pare i discepoli, però, come forse talvolta anche noi, non hanno un'intenzione, non ci pensano, perché talvolta c'è un costo a pagare per amare gli altri, amare il prossimo. Ma andiamo al nostro Vangelo. L'Evangelista, in questo ultimo capitolo di Giovanni, siamo praticamente agli ultimi versetti, dopo ci sarà un piccolo dialogo fra Gesù e Pietro, in più che la Chiesa non ci ha dato in questa domenica, ma vediamo che l'Evangelista in questo brano che ora esamineremo ci fa presente le difficoltà dei primi cristiani nell'accogliere la grande novità portata da Gesù. Ancora una volta vediamo come la novità non è facilmente accettabile. Siamo delle macchine da abitudine e purtroppo l'amore di Dio, talvolta pensiamo è tutto per me, tutto per me, tutto per me, e no. I primi cristiani erano ebrei, pensavano che l'amore di Dio era limitato ad un popolo, il popolo di Israele, ma la novità di Gesù arriva come una bomba. L'amore di Dio si rivolge a tutta l'umanità, non per forza perché crederanno, non perché sono parte di una comunità, perché sceglie Gesù o perché fa degli atti devozionali o religiosi, ma veramente semplicemente perché questa è la volontà del Padre. Boh, i discepoli vediamo una certa difficoltà. In una certa difficoltà perché, lo capiamo qua, se ne tornano in Galilea, tornano alle loro occupazioni ed è lì che Gesù li raggiunge nel mare di Tiberiade. In questo caso sappiamo bene che non si tratta di un mare, un laghetto, il lago di Galilea, ma lo chiama Tiberiade per parlare di questa città del nord, quasi distinguendola dalla Galilea delle genti. Non siamo più fra i pagani. L'allusione al mare di Tiberiade ci ricorda un altro episodio del Vangelo di Giovanni, che è quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Una cosa che indica quasi una dimensione molto cara a Gesù, la dimensione paterna, materna, di un padre che nutre, che ha compassione dei suoi, che lo seguono in un territorio dove non c'è molto commercio, allora deve sfamarli. E
ancora una volta vediamo che si parla di cibo, non perché il cibo sia la cosa più importante, attenzione bene, ma perché senza il cibo non si può vivere. E in questo caso l'allusione è all'Eucaristia, cioè una connotazione della celebrazione, dell'incontro, dell'assemblea dove la comunità cristiana si riunisce per fare cosa? Per nutrirsi di un cibo sostanziale. Andiamo avanti, andiamo a vedere il nostro testo. All'inizio ci viene detto che i discepoli, insomma, in questo caso sono 7, e allora non sono 12. Guardate, l'Evangelista dice Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, adesso lo conosciamo, il gemello di Gesù, Natanaele o Bartolomeo di Cana di Galilea, colui che aveva visto il miracolo dell'acqua cambiata in vino, i figli di Zebedeo, cioè Giovanni e Giacomo, e altri 2 discepoli, e qua non ci dice chi. La cosa interessante, se contiamo, sono 7. Allora, sapete che nella Bibbia i numeri sono molto importanti. Il 7 indica la totalità. Simon Pietro dice, io vado a pescare. E certo, lui è un pescatore. Ma attenzione bene, riflettiamo. Cosa aveva vissuto Simon Pietro qualche tempo prima? Aveva avuto l'esperienza di Gesù risorto? Gli aveva chiesto, io mando voi. E cosa fa lui? Ritorna al suo mestiere, ritorna a ripetere delle cose a cui si era abituato. Ripetere, cioè, per lui significa in un certo qual modo fare qualcosa che non segue totalmente la sua vera identità, quella di seguire i passi di Gesù. E allora io vado a pescare, gli altri cosa gli dicono? Veniamo anche noi con te. Lui è il leader. Dà l'esempio, e questa volta purtroppo non dà un buon esempio. Si segue Pietro, si segue qualcuno talvolta, e non ci si rende conto di essere nel fallimento totale. Perché? Perché, come amo dire io, anziché seguire la vita di qualcuno, vai, veramente realizza il sogno che solo tu sei chiamato a realizzare. Gesù aveva detto, senza di me non potete fare nulla, cioè senza la mia presenza nella vostra vita, con Gesù al centro, così sapete chi imitare, sapete qual è l'uomo perfetto che si è lasciato invadere da questo Spirito Santo, Spirito di santità, Spirito di divinificazione, come lo chiamano i nostri fratelli ortodossi. In effetti è come se Gesù dicesse, c'è un momento scuro, c'è la notte, e nessuno può operare nella notte, perché nella notte non c'è luce, come se dicesse, sono io la luce. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Fateci caso, il Vangelo dice che quando non c'è Gesù non prendono nulla. Sono dei falliti, pure il loro mestiere non gli porta nemmeno il cibo per mangiare. Anche gli altri discepoli prendono coscienza che aver seguito adesso Pietro è un vero e proprio fallimento. Ma Gesù non li abbandona. Gesù non dirà, quando li incontrerà all'alba, sul far del giorno, ma io ve l'avevo detto. No, niente di tutto questo. La sua misericordia e il suo amore capisce lo stato d'animo di queste persone, che talvolta si sono talmente abituati a quello che conoscevano che li aspetta, che ha pazienza. Anzi, lui arriva quando la notte è terminata, all'alba. Cioè, ci dice il Vangelo che lui è la luce del mondo e si presenta alla riva. Alla riva, proprio il termine riva in italiano, ci dice arrivo, ma diventa un momento di nuova partenza. Ai discepoli che non si rendono conto che Gesù,
Loro conoscono il Gesù della storia, il Gesù dei miracoli, il Gesù che era lui che faceva le cose. Qui è risorto. E quindi è una persona trasformata, perfettamente entrata nella sua condizione divina. E i discepoli quindi incontrano questo personaggio, fanno difficoltà quindi a riconoscerlo. Ebbene, Gesù si presenta a loro con parole cariche di affetto. Figlioli, wow! Non è un paternalismo questo. Non è perché Gesù è un orsacchiotto, un urso, dicono i francesi. No, non è una questione di essere un pochettino così troppo miellosi. No, è veramente una relazione di fiducia paterna. Figlioli, non avete il companatico, chiede Gesù letteralmente. È bella questa espressione perché l'hanno tradotta nelle nostre traduzioni: non avete nulla da mangiare, ma Gesù non chiede da mangiare, chiede cosa mettere insieme con il pane, il companatico. Da quando sono piccolo, i miei genitori mi hanno sempre abituato, quando ho fame, di farmi un panino, e allora facevo un pochettino il McDonald's di casa, facevo, non so, un panino con qualche cosina dentro, prosciutto, non lo so, Emmental, cose di genere. Ebbene, il companatico accompagna, dà un sapore particolare al pane, che altrimenti da solo sì è buono, ma non ha lo stesso gusto. Vedete, è come se dice: la missione a cui vi mando io, siete voi a portarla. Senza di me, il pane di vita, non potete fare nulla, ma c'è bisogno del companatico. È quello che si mette sul pane. E allora in quei tempi Gesù chiedeva un pesce arrostito, un pesce secco. A quei tempi questi apostoli erano dei pescatori, quindi avevano semplicemente il frutto del loro lavoro, eccetera. Ma qua Gesù si offre come pane, come cibo sostanziale. Senza il pane a quel momento lì della storia non si poteva vivere. Adesso si sa che senza pane si può vivere, ma in un certo qual modo è il cibo più importante per quel tempo. Quindi Gesù si offre come pane, chiede ai discepoli quindi qualcosa che doni sapore a questo pane, e fino a quel momento non ce l'hanno. Allora Gesù dice loro: gettate le reti, cioè fate qualcosa che conoscete. Loro sono pescatori. E guardate cosa dice: dice qualcosa di incredibile. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire come avviene la pesca in questo momento. Hanno delle reti che si chiamano sparviero, che è un grande cerchio con una corda al centro che, quando viene tirata, i piombini dell'esterno si riuniscono e bloccano i pesci. Ora, si aggomitolava tutta la rete, che era enorme, su un braccio, che era il braccio destro, e si gettava dalla parte sinistra della barca. Guardate cosa dice Gesù: un falegname. E lui non era un pescatore. E guardate, ci dice un elemento interessante, e Giovanni, vi ho detto sempre, che quando dà dei dettagli, è non solo storico, ma è molto simbolico. Gettate la rete sulla parte destra della barca e troverete. Bellissimo. Gesù dice di andare controcorrente. Vi siete abituati a ragionare in una certa maniera, ma siete nell'oscurità della notte. E in quella notte non avete preso niente. Adesso cambiate. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande. Attenzione, il Vangelo nella versione liturgica dice grande quantità. In effetti, letteralmente in greco dovremmo tradurre moltitudine di pesci. Wow!
moltitudine, ma noi se vediamo un branco di pesci sott'acqua, a me piace fare insomma molto di stare in apnea talvolta e di contemplare le bellezze delle profondità delle acque della Sicilia, sono stato anche in Sardegna eccetera, ma non diremo mai moltitudine di pesci. È un termine che indica il simbolo che questi sono pescatori di uomini. Questi sono quelli che certamente debbono cambiare qualcosa nella propria vita, perché fino a lì non hanno fatto altro che tradire Gesù, non hanno fatto altro che allontanarsi, non realizzare, quasi non ne hanno voglia di fare quello che dice Gesù. Ma loro sono chiamati, la loro identità è quella di assomigliare a Gesù, è quella di prendere una moltitudine. Qui per ora ci parla di pesci, ma in effetti parla di fare altri discepoli, di fare venire l'appetito, diventare a loro volta pane per altro companatico. E l'Evangelista quindi utilizza due volte questo termine moltitudine. La prima volta è molto interessante nel capitolo 5, quando Gesù nella piscina di Betesda trova letteralmente una moltitudine di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Questa moltitudine è l'immagine che queste persone sono escluse dalla società, escluse dal tempio, escluse dalla presenza di Dio, perché sono emarginati, rifiutati, sono gli invisibili della nostra società. Guardate, oggi c'è ancora questo concetto. C'è un concetto, ci sono persone a cui nessuno pensa. Pensate certi anziani, pensate certi malati, pensate le donne nella nostra società, pensate certi giovani che non trovano lavoro, pensate i poveri, lo chiamiamo il terzo mondo con questa espressione terribile. Oggi c'è la guerra in Ucraina, mandiamo soldi, aiuti per la guerra, magari non aiutiamo nessuno, ma quelli che stanno pagando amaramente questa guerra sono i poveri dell'Africa. Proprio in questi giorni ho saputo di un caro amico prete del Congo che ha un orfanotrofio, che praticamente in questo momento sono talmente aumentati i prezzi che lui non riesce a fare scolarizzare una decina dei suoi ragazzi. E questo perché? Perché il petrolio adesso non si paga più con il dollaro, quindi c'è un'economia completamente sfasata. Chi paga tutto questo? Non sono le Nazioni Unite, la NATO, l'Europa, la Russia o l'Ucraina. Purtroppo a pagarlo sono queste persone invisibili nella società. Gesù vuole che questi discepoli, che hanno un amore bruciante nel cuore, che hanno fatto l'esperienza della resurrezione, veramente arrivino a queste persone, ai rifiutati, agli emarginati, agli esclusi, a quelli che nessuno pensa, agli invisibili, a coloro che sono stati allontanati dalla religione ufficiale o magari da qualcuno che purtroppo è più malato probabilmente di questi stessi invisibili. E la pesca è assicurata e abbondante. Infatti l'Evangelista commenta nel nostro Vangelo: la gettarono la rete e non riuscivano più a tirarla su per la grande moltitudine di pesci. Qui Gesù fa l'indicazione dove deve orientarsi la missione della Chiesa. Da tanto tempo i papi che ci sono stati, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, prima Giovanni Paolo I, Benedetto XVI, ma ora soprattutto Papa Francesco, non smettono di dire che dobbiamo uscire. Noi certe volte stiamo nella chiesa per fare ingrossare di colesterolo spirituale le 99 pecore che ci sono, talvolta che magari l'hanno lasciato la chiesa perché scandalizzati anche dai peccati degli uni e degli altri. E magari le pecore perdute, che adesso non sono una pecora perduta, ma sono le 99 che sono uscite, noi non andiamo a cercarle, noi non siamo questi pescatori che non fanno proseliti,
ma offrono il tesoro che loro stessi hanno ricevuto senza imporre a nessuno dei pesi. Veramente abbiamo bisogno di lanciare questa atmosfera d'amore. Quando la Chiesa orienta la sua missione verso gli esclusi dell'umanità, verso tutti quelli che hanno bisogno di ossigeno, di amore, perché l'amore è l'ossigeno dell'anima, la pesca è abbondante. Il discepolo che Gesù amava, qua è anonimo. Allora, sappiamo bene che si tratti di Giovanni, ed è lui che scrive, quindi non vuole dirlo che è veramente amato da Gesù. Allora è molto umile, ed è accanto sempre a Gesù durante l'ultima cena, cioè nell'istituzione dell'Eucaristia. Lui stava nel petto di Gesù, letteralmente un termine greco, entocolpo, quasi nell'utero, nelle viscere di Gesù. E sappiamo bene che un termine tecnico ebraico, rachamim, la misericordia, quest'amore di Dio, che è tenero come quello di una madre, perché Dio è un padre che ha un amore come una madre e che risveglia nei discepoli queste viscere, che trasformano i pensieri in sentimenti e dai sentimenti in azioni, opere di misericordia. Ecco che questo discepolo dice: è il Signore, è lui che ha una connessione d'amore con il Signore, quindi è lui che lo riconosce. Noi lo possiamo riconoscere il Signore presente in alcune persone, presente proprio in questa bellezza, in questo seguito, ecco, sequela Christi, come dicevano i latini, cioè in questo cammino di discepolato al seguito di Gesù. Allora, grazie al fatto che Giovanni, il discepolo amato, disse è il Signore, Simon Pietro appena udì che era il Signore, qui non si dice si strinse la veste oppure si tolse la veste, no, si cinse la veste attorno ai fianchi perché era nudo. Allora, due piccole riflessioni. Prima riflessione: nudità ci ricorda un pochettino il peccato originale della Genesi di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva che erano nudi, ma solo dopo il peccato, cioè dopo che hanno messo in dubbio l'amore di Dio, praticamente attraverso la menzogna del serpente, cosa succede? Succede semplicemente che si rendono conto di essere nudi. Allora, Pietro, che ha tradito il Signore, si cinge i fianchi. Una seconda riflessione: cingere i fianchi è proprio il verbo che utilizza Giovanni quando Gesù si cinse i fianchi con il grembiule per servire i suoi apostoli con la lavanda dei piedi. Umiltà del servizio, umiltà dell'amore. Il comportamento è alquanto strano, potremmo dire, ma ha una potenza, un significato molto 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 simbolico. Quindi era nudo, si vestì, si cinse i fianchi per buttarsi in mare, cioè è strano, questo è simbolico, ci dice veramente che si immerge nel servizio. E vediamo bene che cosa succede, perché l'evangelista quindi ci dice questo. Perché in effetti Pietro è chiamato a lavare i piedi dei discepoli. All'inizio Pietro rifiutò, vi ricordo, ma qui invece in questa esperienza lo fa capire. Finalmente gli brucia il cuore come ai discepoli di Emmaus. Pietro in effetti è nudo perché gli manca il distintivo dell'amore vero, libero, gratuito, il distintivo del servizio, il grembiule. E lì si gittò in mare. Appena scesi a terra, i discepoli vedono un fuoco di brace. Ancora un elemento molto interessante. Proprio Pietro aveva tradito Gesù
accanto a un fuoco di brace, proprio insieme con quelle persone che gli diranno: ma non sei tu discepolo proprio di quel Nazareno? E lui rifiutò, lo rinnegò per 3 volte. Quindi a questo punto Gesù accende un fuoco diverso, che dà energia, che dà un cibo diverso, che non è quello del fallimento, del tradimento, di non andare fino alla fine, fino all'obiettivo della propria vita, della propria esistenza, ma è veramente la tua identità, Pietro, che in questo momento, con questo fuoco, ha bisogno di riscaldare qualcosa perché tu possa avere una energia nuova, che tu possa avere una forza. Ecco perché Gesù dice: venite a mangiare. Nell'amore che si fa dono, che si fa servizio, si percepisce la presenza del Signore. E per questo nessuno dei discepoli osava domandargli: ma chi sei? Sapevano bene che era il Signore e chi sta dando l'indicazione dell'Eucaristia. Cioè l'Eucaristia, che è veramente il cibo spirituale per eccellenza, perché noi possiamo essere inviati in missione. Ogni domenica ci riuniamo come cristiani, non per emarginare gli altri. Che bello, oggi per esempio noi accogliamo pure i non battezzati. Nella mia diocesi per esempio noi alla comunione diciamo: certo, bisogna essere battezzati per ricevere il corpo di Cristo, certe condizioni, ma se ne hai desiderio, avvicinati, mettiti le mani incrociate e ti daremo una benedizione, perché Dio ti ama e non puoi privarti di questo grande tesoro. Capite che rispettiamo le regole della Chiesa, ma nello stesso tempo permettiamo che questo amore possa arrivare a tutti. Nell'Eucaristia Gesù ci offre il suo corpo, come quasi un marito che parla alla moglie, lo sposo alla sposa, e tu lo accogli e diventa tuo cibo, diventa, si fa pane, alimento di vita, perché quanti lo accolgano, lo assimilino, sono capaci a loro volta di farsi pane e quindi di fare discepoli, quindi diventano figli nel Figlio. L'Evangelista nel nostro Vangelo ci dice: questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, ma se siete dei buoni matematici, andate in tutto il Vangelo, dopo la resurrezione di Gesù, contate che questa è la quarta volta. E Giovanni, che dà dei dettagli così importanti e non sbaglia nella precisione di certe cose, utilizza questa volta una simbologia numerica ebraica. Il terzo è quello definitivo, è il numero definitivo. Cioè, oltre al 3 non c'è più bisogno, perché questa era la manifestazione di Gesù alla comunità, a questa famiglia, per farli arrivare veramente a essere un corpo solo con Lui. Attenzione bene, a questo punto c'è un qualcosa di forte, c'è un dialogo fra Gesù e Simon Pietro, una cosa eccezionale che purtroppo nell'italiano non ha la sua potenza, perché in un certo qual modo in questa seconda parte di questo brano c'è un po' la resa dei conti, o meglio, c'è Gesù che finalmente purifica Simon Pietro, recupera Simon Pietro dal suo peccato, perché veramente la chiamata di Dio ci dà la possibilità di purificarci pure dai nostri errori, pure dalle nostre precomprensioni che bloccano il progetto di Dio, che non ci fanno essere quello che siamo realmente chiamati ad essere. Simone, figlio di Giovanni, quindi figlio significa il discepolo, quindi perché Pietro era discepolo di Giovanni Battista, quindi figlio in questo senso. Mi ami tu più di costoro? Prima frase, e il verbo utilizzato in greco, attenzione bene, è il verbo agape, amore totale, gratuito.
Ora Pietro vuole essere il leader del gruppo, e veramente, e anche Gesù l'aveva scelto per questo. Allora Gesù gli chiede: quali titoli hai, quali credenziali hai per essere leader? Perché per essere leader ti devi purificare da tutti i perché che non fanno crescere, che non aiutano la tua comunità, i tuoi fratelli e sorelle. Allora tu mi ami più di tutti gli altri? E Pietro gli risponde: sì, o Signore, tu sai che io ti sono amico. C'è purtroppo l'amore in greco ha diversi, potremmo dire quasi 10 parole che indicano quasi l'amore in greco. Questo vi dice anche che oggi l'amore è veramente è completamente distrutto nel linguaggio di tutti i giorni. L'amore è veramente qualcosa che talvolta possiamo dire: io amo il cioccolato, io amo un cibo, io amo una star del cinema, amo questo film, amo il mio hobby, ma io amo mia moglie o mio marito, io amo i miei figli. Non è la stessa cosa, lo capite bene? Ebbene, qui vediamo due verbi completamente diversi. Gesù che utilizza il verbo agapao, cioè amore incondizionato, amore gratuito. E Pietro invece: Signore, tu lo sai, io ti amo, ma nel senso di fileo. Fileo in greco significa ti voglio bene, sono come un amico per te. Ebbene, Gesù accetta quello che il discepolo gli può dare. Gesù non è un manipolatore, non è un cattivone che vuole assolutamente, ora se tu non mi capisci tu non diventi papa. No, questo sarebbe far entrare Pietro nella sua forma. No, Pietro deve essere libero nell'amore, incondizionato nell'amore. Allora gli disse di nuovo Gesù, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, discepolo di Giovanni, mi ami tu? Questa volta Gesù evita ogni tipo di comparazione. Dice: va bene, mi ami tu? Prima aveva detto mi ami più di costoro, adesso chiede semplicemente se lo ama. E come risponde Gesù? Come risponde Pietro, scusate? Sì, Signore, ma non può rispondere che lo ama. Tu sai, Signore, ancora una volta, che ti voglio bene. Ebbene, Gesù gli dice: pastura, cioè governa, proteggi, questo è il significato del verbo, le mie pecore. Quindi prima gli aveva detto: pasci i miei agnelli, dai da mangiare i miei agnelli. Adesso governa le pecore, ok? Boh, non ci siamo ancora. Gesù arriva la terza volta. Wow! Il numero 3, ve lo dico, è un numero completo. E in più il fatto che la domanda è quasi la stessa mette in fibrillazione il povero Pietro. Il ricordo del canto del gallo e le 3 volte che lui ha tradito Gesù, non lo ha amato completamente, stanno rimarginando la sua ferita. Come un cauterio, sì, San Giovanni della Croce dice: la fiamma d'amore di Dio è talmente dolce, talmente soave, ma come un cauterio che veramente ci fa male. È proprio questa sensazione in cui si trova Pietro, che gli ha risposto per ben 2 volte: ti voglio bene, fileo, sono tuo amico. Adesso Gesù per la terza volta non gli dice più tu mi ami con agapao, ma va a utilizzare, è Gesù che scende, non è Gesù che innalza, ma è Gesù che scende a livello di Pietro. Tu mi ami, tu mi vuoi bene, cioè con il verbo fileo. E Pietro la prima volta nel brano qui appare soltanto col soprannome che aveva messo Gesù, cioè la nuova identità rivelata da Gesù, che indica la sua caparbietà, la sua ostinazione, ma ricorda anche il suo tradimento. Pietro rimase addolorato. Ecco l'effetto dell'amore di Dio che guarisce il cuore di Pietro.
finalmente, quel dolore che non c'era stato, quel lutto che Pietro non aveva fatto nel tradimento di Gesù, finalmente lascia la presa. Adesso appare in questa terza volta, dove praticamente c'è quasi una confessione. Ecco perché nei battesimi noi siamo come Gesù, i preti fanno tre volte tre domande sulla fede, tre domande: rinunciate a Satana, credete a Dio, eccetera, eccetera. Perché sono dei veri e propri esorcismi, sono delle vere e proprie preghiere, affermazioni, atti di fede che ci permettono di liberarci. Addirittura noi li chiamiamo, per i catecumeni adulti, scrutini o esorcismo minore in certi casi. Pietro gli dice: Signore, tu conosci tutto. Quel discepolo che presumeva di conoscersi più di Gesù e meglio di Gesù, quando aveva detto questa notte tutti mi abbandonerete, Pietro gli aveva detto anche se tutti ti abbandonassero, io no, io non lo farò. Signore, tu conosci tutto. Wow! E sai che ti voglio bene. Gli risponde Gesù: pascola le mie pecore. Prende il verbo della prima risposta e le pecore dell'ultima risposta, per inglobare tutta l'umanità, tutto il gregge a cui Pietro è chiamato. Quindi dimostrare di volere bene a Gesù si traduce nel procurare vita, nel dare del pane a tutta l'umanità, a dare la vita al gregge. Sì, donando la propria vita, che è umanamente impossibile, fratelli e sorelle, ma con Gesù diventa possibile. Questo disse, qua vediamo veramente una frase di Gesù: quando eri giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Sappiamo dalla tradizione che Pietro arriverà in Vaticano, nell'attuale Vaticano, lì dove c'è San Pietro, e sarà ucciso, sarà martirizzato, certamente condannato e sarà messo in croce. E lui non vuole essere semplicemente come il suo maestro. Deve stendere le mani sul patibolo che porterà poi, insomma, quindi questa persona, Pietro, alla morte, ma lui dirà: no, non voglio morire come il mio maestro, come mio signore, mettetemi alla testa in giù perché non ne sono degno. Wow, questo è veramente il grande messaggio del Vangelo di oggi. In effetti Gesù termina il nostro brano dicendo a lui: seguimi, perché è esattamente quest'amore che spinge il discepolo, in maniera particolare Pietro in questo Vangelo, a seguire Gesù per identificarsi nel Signore, in questo Signore veramente uomo, ma che è diventato certamente l'immagine, l'esempio che noi tutti cristiani possiamo certamente prendere, l'imitazione di Cristo, come direbbe un libro del Medioevo. Certo, questo è il messaggio di questo Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, versetti da 1 a 19. Questo era il Vangelo della domenica. Questa volta mi sono dilungato un pochettino perché il Vangelo era talmente bello, talmente ricco. Vi do appuntamento a domenica prossima. Ciao, siate benedetti.